Cari amici, benvenuti in questo video dedicato agli Yandere Simulator. Oggi proveremo insieme una build speciale intitolata Escape Fangirl Mod. Quindi è una mod, c'è fangirl e bisogna scappare e io non so assolutamente cosa aspettarmi. Per questo ho messo la webcam, vediamo insieme di cosa si tratta. Questo è il club di giardinaggio. Ottimo, ottimo inizio direi. Vaca! Ma cosa? Ok. Ok, questa devo essere io probabilmente. Premi V per attivare il debug o l'easter egg. Ok. Devo trovare 15 oggetti nascosti. Ok, un po' tipo Slenderman. La maschera. La maschera dell'Oni rosso. Ok, non ci sto capendo nulla. La maschera, il case devo trovare. Ok. Lui, che mi sembra che abbia qualche problema in questo momento. La macchina da cucito, ma non me ne ricorderò mai tutti questi oggetti. La tartaruga. Il formaggio. Il micino. Il coltello rituale. Me la date poi una lista con tutte queste cose, vero? Lo stereo. Ok. Più o meno so tutti gli oggetti dove si trovano, però vorrei avere una lista, se non me li dimentico. La sega circolare, che bella. Che belli questi mostri poi. Una siringa, va bene. Anche la counselor, con quel bel collo un po' di traverso, bene. L'altro ragazzo che studia, penso siano entrambi nella biblioteca i ragazzi. Raibaru, va bene, Raibaru, verrò a cercare anche te. E devo evitare tutte le fangirls e correre per la mia vita. Fantastico. Alcuni oggetti faranno rumore per far capire che ci sono vicina. Bene, benissimo. E posso anche premere il tasto Z per avere un suggerimento. Bello, un oggetto speciale mi permetterà di congelare il tempo e adesso sto arrivando nella scuola, temo. Più o meno so dove sono gli oggetti, ma chi se lo ricorda quanti sono? Posso tornare a scuola, grazie? Mi fate tornare a scuola? Non vedo assolutamente nulla però. Fa tipo 0 fps questa mod, fa 0 fps! Oh, ma quante ce ne so? Oh, stai scherzando, vero? Ma quanto leve laggare soprattutto? Forse è colpa della webcam, non lo so. Allora, Osana, allora ti serve la siringa. Ti serve la siringa, Osana, vai a prenderla. Prima che l'infermiera mi noti. Dove cavolo, di solito la tieni qui. Oh, dove cavolo la tieni la siringa te? Dove l'ha messa? Non sento suoni. Anche la maschera, non è nel club di teatro? Dove cavolo? Ma gli oggetti dove sono stati messi allora? La console non è neppure qui, ma io che devo ritrovarli ai loro posti. E invece no, dove caspita sono? La siringa è qui? Ho sentito rumori di gente che moriva. Ah! Porca miseria. Mi sa che quando ci passo troppo vicino poi non vedo nulla per un po'. Non è qualcosa qui? Non vedo niente, non vedo niente. Guardatemi. No, ok, ora ci vedo. Ora ci vedo. Sono lì. Come cavolo faccio a trovare questi oggetti? Ma guarda un po', Osana, anche guarda, è andata a cacciarsi. Ok, gli oggetti sono tutti in posti assurdi, va bene, forse devo fare un giro fuori. Mi piace il fatto che non ci sia nessuno studente a parte me in questa scuola. Mi rincuora tantissimo, non c'è assolutamente nulla qui, davvero? Sono venuta qui per niente, ottimo. Oh no, c'è una fangirl qui. Ce n'è una anche lì. Non mi guardare, brutta strifida. Sento un suono. Forse ci sono vicino a un oggetto? Ci sono vicina? Ha smesso, quindi è qui in classe. Ma dove? Dov'è l'oggetto? Non vedo niente. Mi sta arrivando una tutta stalking. Questo è il formaggio, lo si può prendere. Sì, trovato. Oh, esattamente dove è sempre sta. Ah, porca miseria, quante ce ne devono essere di questi schifi? Oh, porca miseria. Bene, benissimo. Molto felice di vedere che le cose vanno così bene in questo gioco. Ok, sono di nuovo nel magico mondo di Fangirl. Come mi fa piacere esserci. Cerchiamo di fare parecchia attenzione, che sono tutte sciolte per il giardino in questo momento. E poi presto cominciano a seguirmi anche in classe. Non si vede assolutamente nulla. Quando è che mette un po' a fuoco? Non si vede niente, accidenti. Qui ci dovrebbe essere il club di giardinaggio. Ce n'è una proprio lì. Ma mi fate vedere qualcosa? Grazie, molto gentili. Tutti gli oggetti che dovrebbero essere nuovamente nel club di giardinaggio non ci sono. Non sento neanche suoni particolari. Quindi probabilmente qui non c'è niente di quello che sto cercando. C'è solo una fangirl che sono riuscita a scansare miracolosamente. La macchina da cucina, prendila, bravissima. Ok, diamo un'occhiata al tetto. C'è un'ombra gigantesca di fangirl che mi guarda. Benissimo, vediamo se nel tetto qui c'è qualcosa. Sì, c'è un ragazzo. L'ho sentito chiacchierare. Dov'è? Forse sono tutti al piano di sotto. Sento rumore di persone che sto cercando. Forse non sono sul tetto ma sono sotto. Dobbiamo dare un'occhiata sotto. Questo è il miagolio del gattino. Questo è il gattino, da qualche parte ci deve essere il gattino. Ma dove? Non si capisce niente. Oh, eccolo. Nell'ufficio del preside, ho trovato uno studente, perfetto. Oh,
vedo assolutamente nulla. Accidenti a loro. Niente, non si vede niente. C'è qualcosa in bagno magari? No? No, niente, ok. Guarda come corrono tutte verso di me ste bagarospe. Guardale lì con quanta gioia di vivere proprio. Oh! Oh! C'è niente qui? Oh! Ma porca miseria! Ma ce ne sono 2 milioni! Non posso fuggire da una cosa del genere io. Andate via! C'è qualcosa nel cardiscienze? No? Eppure la console dovrebbe essere al terzo piano, io che io sappia, no? L'ho sentita chiacchierare. Sento rumore di gente che muore, quindi qualcosa dovrebbe essere vicino. Ma cosa? Oh, per un pelo. Basta che stia ferma più di 3 secondi nel solito posto e queste compaiono. Ma è ben possibile. Non vedo nulla, dai, levatevi di torno, brutte schife. Ok, proviamo a salire d'un piano. Ho lasciato un regalo per Senpai, non ce n'è alcun bisogno, ma pazienza. Questo è il rumore del gattino, ma non lo vedo dov'è il gattino. Questa tanto mi viene incontro, lei mi vede benissimo dove sono. Ok, era nella mia classe il gattino, adesso ce l'ho sulla spalla. Che tenero, che bellino che ce l'ho il gattino sulla spalla. Questo non è bellino per... No, 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 no. No, 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 no. No, via, 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 via. Sho, 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 sho. No, 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 ora non posso sopravvivere, non è possibile che sopravviva. Ho trovato la consoler, ok. Non vedevo nulla, ma c'è la consoler, va bene, va bene. Stanno arrivando 14.000, anche a gattoni arrivano ste schife. Più vado avanti, più arrivano. Ma è possibile? Si capisce assolutamente nulla. Nulla, non si capisce. C'è niente qui che possa prendere, no? Niente, ok. Ma stiamo scherzando? In tutta sta scuola non riesco a trovare 15 oggetti. Mi state prendendo in giro? No dai, sul tetto ci deve essere qualcosa. Non è possibile che sia completamente inutile tutta sta zona. Cerchiamo meglio. Eccola! Eccola, ho trovato Rival-chan. Era sul tetto? Porca miseria! Ogni volta che trovo un oggetto queste mi vengono addosso. Ma come se non ci fosse un domani proprio. Posso rubare anche il foglio delle risposte delle prof. Sai cosa me ne faccio? Il gattino sta pure muovendo la coda, ma che tenero e che carino. Ok, ho rubato il foglio così, giusto per passare un po' di tempo. Tanto devo morire, tanto vale che muoia come una ladra. Accidenti. Vuoi vedere che qualcosa è anche nel labirinto? Magari sotto l'albero di ciliegio. Andiamo a dare un'occhiata anche laggiù, va? Anche questo non è possibile che sia lì senza far niente, giusto? Giusto? C'è qualcosa sotto, sì. Sì, c'è qualcosa, c'è la macchina quella per distruggere il legno, perfetto. Che cavolo è che sta suonando? Ah, il coso... Dov'è? L'ho preso. La custodia per lo strumento musicale. Ok, abbiamo preso anche quello. Mi fate uscire dalla palestra. Lo vedete anche voi con un po' bagatina alla palestra, no? Ok, sono fuori, spero. Davvero non c'è niente qui in giro? Ma niente di niente? Non so perché, ma ho l'impressione che qualcosa debba esserci anche nel labirinto. Se mi trovo qui, una di quelle tizie sono morta. Io lo dico subito. Ma mi pare impossibile che non ci sia niente nel labirinto. Infatti c'era qualcosa. C'è la radio, c'è la radio. La sento, radio, dove sei? Si è spenta, accidenti a lei. Eccola, eccola qua ed è enorme. Presa. Ed è anche l'oggetto speciale. Posso premere X per congelare quelle brutte schife per 3 secondi. Come ci esco dal labirinto io però adesso? Porca miseria. Come ci esco di qui? X. X, X, X. Baca. State ferme, non vedo nulla, ma forse ho fatto bene a premerlo adesso. Che dalla vinta non esco viva, se no togliti da quella posizione accucciata, donna. Oh no, sono ancora bloccata, non sono riuscita a uscire dal labirinto. Come potevo pensare di uscire dal labirinto in 3 secondi? No! No, no, che sono sti colori psichedelici, non ci si capisce nulla, poi non laggasse così. Non laggasse così sarebbe meglio. Oh, eccole tutte qui di corsa che mi arrivano addosso, ma tutte insieme poi a gruppetti vengono. Non è che possono venire una a una, devono venire tutte assieme. Bene, ne stanno arrivando altre. Ok, d'accordo, d'accordo. Cosa cavolo c'ha sulle mutande? Non capisco, non importa. Eccole, stanno arrivando di nuovo, perfetto. Scusate, ma devo proprio sorpassarvi. Ho da fare delle cose interessanti qui, perché qui c'è un altro oggetto. Che mi ricordo che era qui, eccolo, infatti l'ho preso. Chi è che si sta allarmando per la mia reputazione esattamente? A chi frega qualcosa? Di quello che sto facendo io. Qui c'è anche il formaggio. Ok. No, 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 no. Passa pure dalla porta. Non posso ucciderle queste donnine per caso? Ah, sono loro che si spaventano per la mia reputazione. Cioè loro vogliono uccidermi, si spaventano se mi faccio vedere con una siringa in mano. Seriamente? Seriamente questo le preoccupa? Accidenti a loro. Ce n'è una incassata nello spogliatoio. Lo so che ci sono già stata e non ci ho trovato niente. Ma se mi fosse sfuggito qualcosa... Certo che così non vedo assolutamente. Eh sì, sì, c'era qualcosa. La sega circolare, come avevo fatto a non vederla prima? Come avevo fatto a non vederla prima? Ma non ci posso credere. Ma ero così contenta che...
che avevo trovato la sega circolare e questa è mia mamma. No vabbè. Allora, ragazzi, io vi propongo un patto. Se questa cosa vi è piaciuta, perché siete sadici e quindi l'avete apprezzata, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti e magari faremo altri video, altre live dedicate a questa cosa. Nel frattempo vi lascio il link in descrizione per scaricare questa mod se anche voi volete provarla. Grazie a tutti, alla prossima con Kiria, tutte le varie fangirl che spero crepino presto, e Osana, e ciao! E mi raccomando, attenzione al fangirl perché a quanto pare è ovunque, anche in coppia multipla. Ciao ciao!